Mi chiamo Delphine Dama, e vengo dal Camerun e sono in Italia da circa 23 anni. L'associazione si chiama Resiliency. Abbiamo voluto questo nome, abbiamo pensato a una cosa che dopo tutte le vicissitudini, le difficoltà, riesce sempre a alzarsi, a mettersi in gioco, a ricominciare da capo senza mai arrendersi. E questo significa una pianta del deserto che non muore mai, anche se non piove per 5 anni, appena piove e risorge. Abbiamo pensato che era una bella cosa, visto la situazione come che vivono gli stranieri fuori del loro paese, non è facile e poteva essere un simbolo questo nome. La nostra associazione si è maturata nel corso di un anno. Stavamo pensando un gruppo di amici. Abbiamo visto, perché metà lavorano nel centro d'accoglienza, abbiamo visto che arrivano qua dei ragazzi che hanno delle competenze manuali, come nell'artigianato, e spesso sono analfabeti, ma comunque sanno fare qualcosa, e no, non sono, li fanno fare delle formazioni che già ci vuole un certo livello di istruzione, almeno basilare, che non hanno, e fanno fatica. Allora abbiamo pensato, ma perché no creare qualcosa che gli permetta di valorizzare, di promuovere, di far conoscere loro sapere fare, che comunque sanno già fare qualcosa di bello, che sia un pittore, un scultore o uno che un sarto, ma anche una marroquineria, ma qualcosa di bello dell'Africa che non si sa qua, no la mercantile da poco, ma le belle cose che sono in Africa non sono mai arrivate qua e ci sono ragazzi capaci di farlo. È da lì che è venuta l'idea di creare questa associazione qua. Ci siamo prefissati molti obiettivi, al di là, questa è solo una parte, perché nella nostra associazione c'è la parte anche degli artisti, perché tanti musicisti ci sono qua e una parte sono già intaccati con lo stile europeo. Volevamo anche promuovere quell'autentica dell'Africa che qua non si sa che non arriva, anche c'è quella la parte artistica dei musicisti. E volevamo far conoscere, fare sapere che i ragazzi sanno fare qualcosa, non sono fannullone come si pensa, e che l'Africa ci sono anche le belle cose che si producono, e comunque la parte che non si conosce qua dell'Africa e che comunque dei bravi artigiani anche ci sono, e volevamo che sia saputa e conosciuta. Per esempio in Francia si è arrivato anche, si fanno delle fiere internazionali annuale per scoprire proprio dei bei lavori africani, che sia nella pittura, nella scultura, nella sartoria. Sì, abbiamo individuato già tre pittori, un scultore e tre sarti. Stiamo adesso vedendo un posto che ci hanno dato, dobbiamo sistemarlo. E pensiamo a inizio anno di partire già con la sartoria e anche la pittura. Per la musica, aspettiamo ancora, perché dobbiamo coinvolgere un bel gruppo, e lì, non avendo ancora abbastanza fondi per sostenere, perché non vengono così, ci vuole un po' un'organizzazione un po' più strutturata per poter lanciare i gruppi, quelli autentici della musica africana.